Bene, siamo arrivati all'appuntamento con, diciamo, quello che è il capostipite di moltissime delle tecnologie che Shimano oggi ha sui mulinelli e grazie al quale per i progetti ingegneristici, per quello che sono le ricerche che ha fatto Shimano sui mulinelli da SV, quindi per il salt water, è nato lo Stella SV. Questo qui è un modello che è stato progettato e messo sul mercato nel 2008, naturalmente il progetto era prima del 2008, ed è il mulinello che rappresenta, per quello che è lo spinning inshore, forse anche troppo potente per quello che è lo spinning shore, ma diciamo la massima espressione di potenza e resistenza per poter pescare in mare. Abbiamo qui un mulinello dalle caratteristiche ancora oggi stupefacenti, che non si trovano praticamente in nessun mulinello di fascia più bassa, che però piano piano Shimano ha, grazie allo studio fatto su questo mulinello, trasferito anche nei mulinelli di fascia più bassa. All'epoca dell'uscita di questo mulinello, le caratteristiche che andremo a vedere qui erano presenti solo nello Stella ed esisteva soltanto lo Stella come modello SV, quindi questo mulinello qui. Prima di chiudere la frizione voglio farvi notare una cosa: una delle garanzie che dava Shimano all'epoca per quanto riguarda la frizione di questi mulinelli era praticamente la totale impermeabilità. Infatti, se andiamo a vedere sia qui nella bobina, che anch'essa speciale, poi vi dirò perché, che è su supporto rigido, c'è questa parte qui, questa nera che vedete, questo bordo, che è una gomma che dopo anni di utilizzo ancora è morbida, e vedete c'è solo un velo di grasso che permette ancora di più la resistenza all'acqua e quindi l'impermeabilità, che va a appoggiare anche su questa qui, quindi facendo completamente da tappo e non permettendo l'ingresso all'acqua. Inoltre c'è sul tappo stesso della frizione quest'altro gommino, si vede bene, che andando ad appoggiarsi qui sul bordo crea un altro tappo grazie al quale non è possibile che entri l'acqua. Il sistema di frizione è su supporto rigido, quindi abbiamo una frizione molto precisa e fluida, ma ne parleremo fra poco. Quello che stupisce di questo mulinello sono le caratteristiche tecniche, ma non solo, anche diciamo la bellezza di questo mulinello, per come è costruito, per come è progettato, per la bellezza dei materiali di costruzione, le vernici utilizzate. Dicevo prima della bobina che è qualcosa di particolare. Queste bobine costano un bel po', anche perché oltre ad essere resistenti, come abbiamo visto grazie al tappo e agli accorgimenti interni del corpo frizione stesso, sono praticamente costruite in alluminio e poi sono rivestite in titanio, quindi un materiale molto molto resistente e costoso. Come vedete, ancora dopo anni di utilizzo, la lucentezza, la mancanza di graffi che questa bobina riporta. C'è qualche graffietto qui, ma questo mulinello ha pescato parecchio, pescato in condizioni critiche, perché sono mulinelli che escono dalla fabbrica e quindi vengono messi in commercio proprio per pescare in queste condizioni critiche, in condizioni di mare forte, in scogliera, con possibilità che venga colpito dall'acqua, possibilità di immersione e così via. Devo essere sincero, io non ho mai avuto una completa immersione di questo mulinello, quindi oltre a preservarsi per le qualità costruttive e per le caratteristiche dei rivestimenti, ci ho tenuto un po' di più rispetto agli altri, anche perché il costo del mulinello, naturalmente appena acquistato, era abbastanza elevato. Questo è uno dei mulinelli che ho comprato nuovi, non di seconda mano, perché qualcuno l'ho preso anche di seconda mano, ma stregato, diciamo, dalla bellezza del mulinello che era già stato sostituito quando l'ho comprato dal modello nuovo. Provandolo sotto la canna con la quale l'ho utilizzato più spesso, mi ha stregato e quindi ho proceduto all'acquisto all'epoca e mi sono dotato del mio primo Stella, unico, primo ed unico Stella SV per la pesca in salt water. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche tecniche, tecnologiche e costruttive di questo mulinello. Per prima cosa vediamo una manopola, un pomello veramente grosso per poter essere impugnato in maniera ferrea. Abbiamo
il corpo completamente in alluminio, la bobina già l'abbiamo vista, un archetto sostenuto da importanti costruzioni per quanto riguarda qui i bracci. E la questione che tutti hanno sempre detto dei mulinelli stella, quindi che l'archetto si chiudesse da solo durante il lancio, io l'ho avuta all'inizio questa problematica qui, ma l'ho risolta facendo una cosa molto semplice. Vi faccio vedere. Basta tenere questa manovella sotto, perché la colpa della chiusura dell'archetto era praticamente dovuta al peso di questo pomello che lanciando ruotava ed andava a far chiudere l'archetto. Non ve lo posso far vedere qui perché quasi quasi non me lo fa più sostanzialmente, anche perché sono stato forse uno dei pochi fortunati che ha avuto questo problema solo all'inizio e poi in pratica si è da solo sistemato, oppure sono stato io più accorto nell'utilizzo, ma tranne qualche volta all'inizio, come vi ho già detto, non mi è più successo. Questo difetto a parte che alcuni mulinelli di questa serie hanno avuto, il resto, ovvero la capacità di resistere agli agenti atmosferici, alla salsedine, ha portato questo mulinello oggi ad essere qui ancora praticamente, non dico come nuovo, però perfettamente conservato e perfettamente in grado di fare quello per cui è nato, quindi pescare in acqua salata. Come tutti i mulinelli, naturalmente Shimano, vedete, la forza di gravità attrae talmente tanto ed è talmente fluida nello girare tutto il comparto, diciamo, di ingranaggi del mulinello, che permette alla manovella di fare un giro oltre quello che è praticamente l'asse del mulinello. Questo naturalmente è dovuto anche al peso di questo pomello che abbiamo visto prima. L'unica cosa che secondo me potevano evitare, ma poi questo è nato dopo, in un mulinello veramente resistente all'acqua di mare, è la porta di manutenzione, questa qui, anche se in questo mulinello qua non è di materiale plastico, ma è dello stesso materiale praticamente del corpo del mulinello. Quali sono le tecnologie che sono nate insieme a questo mulinello e che oggi ritroviamo in tantissimi mulinelli della serie Shimano? Abbiamo per esempio i cuscinetti SARB, che sono ben 14 in questo mulinello, più il cuscinetto a rulli, l'HD Gear, quindi ci sono gli ingranaggi che permettono una maggiore resistenza. Poi abbiamo il Floating Shaft 2, la RC Spall, che è la classica bobina svasata che non tutti i mulinelli Shimano avevano, il Super Stopper 2, il Dana Bilance ed il Power Roller, che, come abbiamo visto nel Twin Power la volta scorsa, è questa qui, ovvero il rullino guidafilo maggiorato e potenziato. Ho dovuto cambiare una volta a questo mulinello il rullino guidafilo per bloccaggio, è stato cambiato in garanzia, quindi non ho avuto nessun problema rispetto. Quindi queste sono le tecnologie. Vediamo un po' quali sono invece gli scopi e gli utilizzi per i quali io ho comprato questo mulinello. Allora, l'acquisto diciamo che è stato dato più da un impulso. Io volevo prendere uno Stella, volevo prendere un top di gamma della Shimano. È ricaduta su questo mulinello la scelta perché mi piace veramente la cosmetica tantissimo per come è costruito. Non ci crederete, ma per esempio questo tipo di costruzione con questo disegno non perfettamente lineare a me piace moltissimo sulla bobina. Anche i colori non troppo evidenti, ma questo della manovella liscio e dorato, che poi viene ripreso qui, viene ripreso anche qui e naturalmente nel tappo lì. Andiamo a fare una prova con la frizione aperta, chiusa, un po' di più. Iniziano a sentirsi. Con la frizione non riesco più a tirarlo, rischio di farmi male, non si riesce più. Ne abbiamo 13 kg reali, sostanzialmente una frizione su supporto rigido, come abbiamo detto, molto potente e che ci dà la garanzia e la sicurezza di essere sempre fluida, però, e quindi ben tarata e tarabile per quello che sono poi
delle pesche, diciamo sì, gravose, ma anche che permetteranno di poter gestire al meglio il combattimento con i pesci. Quindi, che cosa permette questo mulinello grazie alla potenza e alle capacità costruttive? Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche, perché i mulinelli dovrebbero essere scelti non per impulso, come magari ho fatto io all'epoca, anche se poi non mi sono assolutamente pentito dell'acquisto, anzi, ma andrebbero scelti naturalmente per il tipo di pesca che ci vogliamo fare. Io per fortuna all'epoca pescavo molto pesante, quindi avevo anche attrezzature adeguate, o meglio, uno degli attrezzi ai quali è stato montato questo mulinello l'ho comprato nello stesso periodo che ho acquistato il mulinello, ed è la IMX 844 della Lumis, una canna che non era stata studiata appositamente per l'utilizzo in mare, ma che con le esche marine, quindi con i jerk e specialmente con i VTD, quindi le esche top water e anche i popper, si dava molto da fare ed è stata sempre una canna che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Insieme a questo mulinello, quella canna durante grosse mareggiate mi ha permesso di sostanzialmente strappare, se così possiamo dire, un termine un po' forte, ma strappare nel vero senso della parola i serra dall'onda. Non pescare a strappo, naturalmente, perché è fuori da ogni mia concezione, ma una volta allamato, quando il serra non voleva praticamente saperne di venire fuori, riuscire a tirarlo in maniera molto molto semplificata grazie all'azione della canna e alla potenza del mulinello. Potenza che è data naturalmente dagli ingranaggi HD Gear, come abbiamo visto prima, che trasmettono tutta la forza che facciamo qui sulla manovella, sul rotore, e che permettono uno spunto iniziale molto molto forte. Oltre a poter pescare naturalmente in condizioni abbastanza difficili, e non dico estreme perché bisogna cercare di non mettersi in pericolo pescando in condizioni estreme, ma difficili e basta, questo mulinello garantisce una perfetta funzionalità per la sua velocità, perché praticamente recupera un rapporto di recupero di 6, 2 a 1, quindi molto veloce, permette una perfetta funzionalità nella pesca con jig più leggeri, diciamo fino ai 40-45 grammi. Infatti l'ho utilizzato con successo montandolo sulla Blue Romance 50-80 grammi per pescare sui tonnetti alletterati, quindi un recupero molto veloce di jig di quella grammatura, per pescare sulle ricciolette di branco e quindi con molto divertimento e molta facilità lanciare e recuperare quei jig è stato davvero bellissimo ed è ancora bellissimo con questo mulinello. Perché cosa consiglierei un mulinello del genere se fosse ancora presente in commercio? Io non credo che siano più in commercio e non credo che chi come me ne possiede uno abbia voglia di venderlo o di disfarsene. Questo tipo di mulinelli, quindi 5000 SVA con questa velocità, secondo me vanno bene per questo tipo di pesche. Naturalmente si possono anche applicare, e l'ho fatto quelle poche volte che ci sono andato, a pesche leggermente più gravose dalla barca. Vi racconto un aneddoto con questo mulinello qui. Eravamo praticamente andati con un mio amico in barca e all'epoca volevo portarmi l'attrezzatura più potente che avevo ed erano questo mulinello e la mia canna che faceva da combo, quindi la 844. Abbiamo provato inizialmente a pescare sugli alletterati, ma quel giorno non se ne trovavano. Verso fine giornata incappiamo in una mangianza, credo, di tonni rossi, anzi sono sicuro di tonni rossi, e nonostante tutto, nonostante la leggerezza per quel tipo di pesca di questo mulinello e la leggerezza dell'attrezzo, quindi della canna per quel tipo di mulinello, per questo tipo di mulinello totalmente controindicata, vista la foga dei pescatori, ho provato a lanciarci. Sfortunatamente un tonno ha attaccato l'esca e i 13 kg di frizione di questo mulinello naturalmente non hanno retto il confronto con la potenza di un re del mare. Non rimase nemmeno attaccato al tonno l'artificiale perché il jack link che iniziava ad aprirsi, aprendosi praticamente fece slamare il pesce. Questo mi servì da lezione perché questo è un ottimo mulinello per fare spinning saltwater inshore, è il massimo credo, ma sicuramente non è un mulinello da utilizzare in barca con pesci di portata sicuramente maggiore. Se invece andiamo in barca con l'intenzione di prendere palamide, tonnetti alletterati e qualche altro abitante del mare che si possa prendere pescando dalla barca, quindi non di dimensioni eccezionali, anche per fare un light
vertical su profondità basse. Non sono un esperto di questa materia, ma l'ho visto usare per questo motivo. Ho uno spinning, diciamo, un po' più leggero, considerando sempre la pesca da barca. Credo che questa misura, questa taglia con questa velocità vadano perfettamente bene. Lo utilizzo solo da terra, l'ho utilizzato solo da terra e mi ha dato sempre enormi e grandi soddisfazioni. Naturalmente è un top di gamma, serve per regalare questo tipo di soddisfazione ai pescatori ed io le ho avute. Naturalmente tanta sostanza su questo mulinello, i materiali costruttivi e tutti gli accorgimenti, il pomello, il fatto che ci sia un rullino guidafilo più grande, una bobina maggiorata rispetto ad altri mulinelli e quindi l'utilizzo in salt water vorrà dire che questo mulinello avrà sicuramente un peso maggiore rispetto ad altri modelli anche più moderni e con materiali più leggeri. Lo Stella viene dichiarato dalla casa madre 400 grammi, vediamo alla bilancia. 424 con tutto il trecciato, quindi ci troviamo perfettamente in linea come per gli altri mulinelli. Abbiamo qui caricato 1019 Fireline Bride, 300 metri, non più 300 metri perché vedete è praticamente un po' arrivato sotto a quello che dovrebbe essere, cioè qui la capienza del mulinello per via dell'utilizzo, però il peso è sicuramente maggiore, quindi è un mulinello molto più impegnativo rispetto ad altri modelli, se consideriamo il peso. Primo Stella e ultimo Stella per il momento dei miei mulinelli. L'unica cosa che non vi ho detto, nasceva all'epoca l'archetto monopezzo, secondo me è una grandissima innovazione perché avere praticamente il trecciato che scorre direttamente nel guidafilo è qualcosa di eccezionale. Chiudendo a mano l'archetto noi ci ritroveremo sempre con il trecciato nella giusta posizione e con questo mulinello spero di riuscire a fare quello per cui l'avevo comprato, perché all'epoca avevo già catturato la Big Leccia, quella che conoscete già tutti nel video, e quindi ero convinto di riuscire di nuovo a ripetere l'impresa, cosa che invece non è più successa pescando con questo mulinello, ma è successa di nuovo pescando sempre con il Raremium 4000. Credo perché portassi più spesso a pesca quel mulinello là e non questo qui, che invece utilizzavo solo quando ero convinto di trovare mare forte, mareggiata, quindi le condizioni per le quali era nato questo mulinello. Però spero sempre nell'incontro di un pesce che faccia aprire la frizione, non come il tonno rosso, e che mi regali un'altra di quelle emozioni che ho avuto più volte, ma che vorrei portare di nuovo a termine. Si conclude con questo video una parte importante di quello che sono i miei mulinelli. Nell'ultimo video parleremo dell'ultimo entrato in famiglia, che è il Twin Power 6000 PGSV, che ha un utilizzo particolare e specifico. Questa volta invece comprato con, diciamo, molta più accortezza rispetto a quello che sarebbe stato poi il suo utilizzo, e quindi andremo a vedere le caratteristiche di quel mulinello e come lo sto utilizzando e perché cosa lo vorrò utilizzare. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.